Sì, era una partita che ne avevo preparato sapendo che non si poteva concedere, non si poteva sbagliare, perché contro la Nocerina se sbagli in una minima occasione loro ti puniscono. Noi abbiamo fatto due errori, due volte in fase di possesso abbiamo preso due gol. E poi l'ultimo al 47esimo del secondo tempo che non si può prendere, pure perché quando giochi con una squadra giovane come la nostra c'era la foga di voler pareggiare questa partita senza capire l'importanza di perdere 1-0 quanto poteva valere. Noi invece recuperavamo velocemente palla per pareggiare, sai, quella foga che quando giochi con i giovani hanno quella voglia sempre di fare. Magari con una squadra più esperta forse finiva 1-0 e poi ritorno, ovviamente c'era da fare un'altra partita. Ovviamente per me comunque è un risultato che va bene, siamo soddisfatti comunque della prestazione e ribadisco che comunque per noi già trovarci in semifinale, venire a giocare qui a Nocera, già è comunque un risultato importante. Ovviamente non alziamo bandiera bianca, ce la giocheremo sicuramente al ritorno con le nostre forze, con la massima concentrazione e determinazione per cercare di ribaltare il risultato, perché nel calcio nulla è impossibile. E quindi siamo qui a parlare di questa partita. Probabilmente il dottore, la sua squadra ha parlato con questo, di esperienza, in alcune fasi della partita poteva essere gestita sicuramente meglio. Sì, forse è così, però i ragazzi sono fatti così, hanno tanta voglia di fare, poi magari ti concedono diciamo qualche errore. Ha sbagliato una palla un ragazzo 94 che ha fatto, secondo me è stato uno dei migliori in campo, Siano. Ha sbagliato una palla un 96 che ci può stare perché comunque è un ragazzo che non giocava da tempo e oggi l'ho buttato nella mischia. Quindi se vediamo la nostra distinta con tutti i ragazzi che stavano in panchina, siamo veramente una squadra giovane. Una squadra giovane che però ha voglia di crescere, anch'io ho bisogno di crescere insieme a loro. Quindi è un errore che abbiamo fatto tutti, hanno commesso i ragazzi, ma ho commesso io in primis perché mi piglio sempre le responsabilità e sto sempre avanti a loro. E perché è giusto e credo che sia così e questo sia il mio ruolo, quello che devo fare. E mi dispiace per il risultato perché con 1-0 potevamo fare altre cose magari nella partita di ritorno, però il calcio è questo, non c'è niente da fare. Visto che appunto avete detto che non accedete bandiera bianca, quindi che gara ci devo aspettare? Scusami, io devo recuperare la partita, quindi devo cercare di fare due gol. Se li difendo i due gol che ho preso, non è che posso raggiungere niente. Quindi è una partita che mi giocherò a viso aperto, cercando di fare due gol alla Nocerina. Impresa quasi impossibile, ma ci proverò. Coppa, ma anche campionato, soprattutto campionato, Sì, quindi la presa in lotta della. fortunatamente l'ultima settimana abbiamo fatto 3 vittorie, quindi ci siamo un po' tirati fuori dalle situazioni un po' pericolose. E quando c'è una squadra giovane, quindi meglio stare il più lontano possibile dalla zona calda, perché poi dopo ti ritrovi dentro e non è facile uscirne. Queste 3 vittorie ci hanno permesso di lavorare in un certo modo in questa fase di sosta natalizia. Abbiamo preparato anche questa partita in determinato modo. Ora iniziamo il girone di ritorno con una partita molto difficile sul campo della Marignanese, che ovviamente è una squadra che sta al nostro quasi livello in classifica, quindi ce la possiamo giocare tranquillamente, anche con una certa tranquillità, perché è vero che dobbiamo guardare dietro di noi, però le squadre dietro comunque hanno un certo distacco, quindi comunque possiamo fare questo girone di ritorno in un certo modo, molto tranquilli, cercando di fare più risultati positivi possibili.